ritrovati ad un nuovo appuntamento con fiori e piante della montagna bellunese. Con noi Ettore Saronide, da sempre esperto, appassionato e coordinatore di queste bellissime trasmissioni. Ettore, oggi la domanda è: esistono delle piante che sono state piantate nei nostri giardini e che poi sono diventate selvatiche, tanto da diventare comuni nella nostra zona? Certo, ci sono diverse piante, te ne cito uno così a caso che è la robinia, l'acacia, che ci viene dall'America Latina. Ma oggi parliamo di un'altra pianta che è coltivata nei nostri giardini e che abbellisce le siepi di diverse zone della nostra provincia. Questo arbusto, ad esempio, decisamente decorativo, che spesso possiamo ammirare nei giardini, nei parchi di tutto il piano basale bellunese, a volte, sfuggendo alle coltivazioni, si è inselvatichito, donando alle siepi una nota di colore decisamente piacevole. Il suo nome botanico è Deutzia scabra e, come possiamo vedere nelle immagini, si tratta di un piccolo arbusto cespuglioso non più alto di 2 metri, con i rami più lunghi che tendono a radicare. Le foglie appaiono ovali piuttosto strette e di un bel colore verde scuro. I fiori, che compaiono dopo la seconda metà di aprile e si possono ammirare fino a luglio inoltrato, sono doppi, di colore bianco sfumati di rosa all'esterno, e si trovano raccolti in piccoli grappoli. Si tratta di una pianta che resiste molto bene alle rigide temperature tipiche della nostra provincia, ma che prova una forte avversità verso gli afidi. Ettore, queste piante che sono diventate selvatiche, dai botanici come vengono chiamate? Sì, hai ragione, perché a volte ci sono dei termini che noi usiamo e che la gente comune non comprende. Adesso ti spiego. Nel nostro caso si tratta di una forma vegetale che i botanici chiamano avventizia, almeno per il bellunese, cioè di una specie che, pur crescendo e moltiplicandosi spontaneamente, non è originaria della nostra zona, ma si è insediata solo recentemente. In un ambiente naturale ogni pianta ha una sua precisa funzione, un suo spazio in equilibrio con tutte le altre. In natura nulla è lasciato al caso. In tale ambiente una pianta straniera come la nostra Deutzia scabra non riuscirebbe ad insediarsi, in quanto lo spazio è già occupato. Però al margine delle strade, in prossimità di discariche o anche nei campi un tempo coltivati, ogni equilibrio naturale è spezzato, ed è appunto in questo habitat che la nostra Deutzia ha trovato modo di insediarsi, abbellendo con i suoi fiori delle zone decisamente insignificanti da un punto di vista estetico. E su questi splendidi scenari termina un'altra puntata di Fiori e Piante della montagna bellunese. Da Ettore Saronide e Giorgia Segato è davvero tutto. Grazie Giorgia.